Questi due collettivi di giovanissimi designer hanno immaginato di tornare ad un pensiero critico relativo ad una delle manifatture classiche molto importanti delle capacità artigianali italiane, che è la manifattura del vetro associata ad un certo modo di trattare il materiale ceramico refrattario. È un'operazione che giudichiamo noi curatori particolarmente interessante e importante perché non solo produce un esito formale, funzionale, importante, concependo una serie di vasi organizzati secondo diversa modalità formale e dimensionale, ma anche perché incorpora un pensiero critico e direi produttivamente positivo molto interessante. I due collettivi di giovani designer di fatto tornano a immaginare di riorganizzare delle competenze artigianali in chiave anche salvifica, potremmo dire, cioè in chiave tale per cui oggi possa essere ripensato un aggiornamento delle competenze degli artigiani storici che soffiavano e soffiano il vetro o che lavorano la materia refrattaria ceramica, in maniera da dare nuove prospettive per il prossimo futuro ad una stagione compositiva e produttiva che possa avere nuovi sbocchi.